Ma ragazzi, facciamo un altro gameplay su PES. Vediamo a che punto devo arrivare ad incazzarmi oggi, no? Così almeno la strada qui, ragazzi, si fa dura per ritornare in divisione 5. Qui già se riesco a rimanere in divisione 6, non lo so. Vediamo, adesso cercherò di impegnarmi, però l'avversario precedente era forte, ragazzi, proprio devo fare qualcosa in più anche io, però vabbè. Vediamo un po', dai, troviamo l'avversario e pensiamo alla prossima partita. Quindi per adesso su 10 partite ne ho fatte 4, un pareggio, una vittoria, pareggio, una sconfitta dovrebbe essere, se ricordo bene la grafica, vabbè. Andiamo avanti. Io vorrei arrivare in divisione 4, vabbè, speriamo un po'. Però con tutti questi bug pure da questo gioco, capisco gli avversari forti, ma con tutto quello che mi è successo negli altri gameplay, lasciamo stare. Comunque andiamo. Andiamo. Dai, trovami l'avversario, dai, trovami sta avversario e chiudiamo il discorso, su. Vai Ciccio, almeno a fare 13 punti per restare in divisione 6, ragazzi, che dite? Vabbè, dai, ho altre 6 partite, posso farli i punti per la promozione. Dai, dai, trova l'avversario, che oggi il tempo non è buono. Non si può andare al mare, quindi ecco, ho trovato l'avversario, ragazzi. Cos'è questo? Rezor 55, ragazzi, cos'è? Da dove esce fuori? Chi è? Cos'è questo esemplare? Ah, Milan, vabbè. Però tu maglia bianca, io maglia rossa, Ciccio, facciamo così, eh. Ok, vabbè, dai, andiamo pesante qui, ragazzi. Vai, Suarez. Robben, Suarez, Ronaldinho. Ok, vai. Io sono pronto, c'è Lam e Lam. Lam contro Lam, ragazzi. Della serie sono ammesse squadre identiche. Chiellini, Toni Kroos, Götze, vabbè. Perfetto, vai. Allora, vediamo, dai. Dai, portiamo almeno 3 punti a casa in questa partita. Andiamo a 8 punti e siamo a metà strada, dai. A metà strada per la promozione. La sto giocando non molto bene questa divisione 6, ragazzi. Devo cercare di applicarmi un po' di più. Devo essere più concentrato, più ostico. Perché metti di giorno? Benvenuti a un grande Perché ti appuntamento rispettavo sportivo. Si che respira ai un clima Milan, fantastico qui ma a ti San rispetto al Siro. cinquanta per cento Il adesso, Milan. guarda. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le Vabbè, emozioni di vai. questa gara. Grande Thiago Silva, eh. Griezmann ha visto Grande partire Immobile, si è Thiago. proposto anche bene. Vediamo come Immobile giochi rientra fra oggi, i primi. vediamo cosa hai in mente di fare. Vuole la profondità. Ivanovic, Douglas Questo qua ha Costa. pure Chiellini in difesa, quindi Cerca il passaggio profondo. a Giorgione, Lam. ragazzi. Possesso di palla, ma solitario. Palla profonda a Vediamo un po' se cercare lo l'ho fatto bene spazio. sto passaggio. Qui deve tirare. Sei fuori. Wow, che tiro al volo, E si è inventato ragazzi. una conclusione violentissima. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Ho detto che avrei voluto tirare al volo, Il no? Milan parte male Non ed è l'ho già in detto, ma si corsa. era capito. Vai, Robben. Vabbè, questo qui è una carta fatta, ragazzi, Tirare, eh. chance per tirare. Questo qui è una Palla carta dentro, fatta, c'è gol. veramente. Vabbè, non posso Ora pareggiare né dunque, ha perdere cambiato con subito la questo, storia della cioè. partita. E si riparte da un netto Per forza, 2-0. ragazzi, come Con si questo fa? gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Dai, grande CR7, recupera, è là. Che Grande spirito di fa sacrificio questo è dell'attaccante che preoccupante. recupera un buon pallone. Nel calcio di oggi ormai È tutti gli preoccupante per allenatori se chiedono questo stesso, tipo di non sacrificio agli per. attaccanti. Vediamo cosa decide l'arbitro. Calcio di rigore. Vabbè, qui non c'è rigore, ragazzi. Il portiere adesso proverà a parare. È l'unico modo Bisogna per cercare di ammettere, tenere in partita i suoi. vabbè. E vabbè, giusto Ma ha così, ragazzi, sbagliato perché il davvero rigore in secondo me maniera non c'era lì. incredibile.
Il rigorista ha sprecato una grandissima occasione. Non c'era, quindi tanti gol glieli faccio su azione, mi diverto di più. Robben. E trova il compagno. C'è fallo. Ah, punizione? Vai. No. Poi dammi la punizione che batto diretto, avanza, così almeno gli faccio il gol. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Non lo vedo molto convinto di se stesso questo qui, ragazzi, ve lo dico. È riuscito a passare, può calciare la rete. E hanno segnato ancora. Non lo vedo molto convinto di quello che fa. Vabbè. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Concluso con istinto e lucidità. Sì, il gol della sicurezza. Sei dentro l'area di rigore, non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Fuori gioco, ragazzi, fuori gioco, ok. Impatto sulla gara. Vabbè, questo qui, ragazzi, è un avversario che sono tre punti regalati questi. Lo ammetto, ragazzi, qui sono tre punti regalati. La gioca lunga. Prova a passare. Vai. La difesa scavalcando. Grande CR7, grande. Ops. Vediamo se crossa. Pericolo. No. Vabbè, ragazzi, giocare contro questo è una barzelletta. Griezmann. Almeno la cosa mi rincuora che c'è chi è peggio di me su PES, quindi. Posizione regolare. Provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non sono cose che fanno tornare il sorriso queste. Passaggio in avanti. Ma adesso devo concentrarmi, ragazzi, perché il mio obiettivo vuole la profondità. Che botta. Adesso lo meritava il gol, però c'è, è meglio così. Il mio obiettivo, passa, ragazzi, è farlo disconnettere, cerca, farlo incazzare. Era in offside. Secondo me questo qui, si subisce altri 2-3 gol, non so, abbandona la partita. Ho questo presentimento, però vabbè. Se poi non abbandona, ragazzi, è un avversario onesto e va rispettato. No. Calmo lì. Calmo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Ridammi la palla, ridammi la palla. Passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato. Grande ma non Neuer. Ha toccato nel modo giusto il pallone. Grande Neuer. Sulla destra. Vai Robbenci. Allora Robben. Molto pericolosa. Cerca lo spunto. Non puoi non prendere la palla lì. Non puoi non prendere la palla lì. Conclusione dallo specchio della porta. La difesa sembrava imbambolata, non sono riusciti a contrastarlo per niente. Va bene, non puoi non prendere la palla lì, perché dai, eh? Douglas Costa. Allora, ragazzi, a questo qui gli vorrei fare più gol possibili, vi dico il perché. La difesa con questo pallone lungo. Perché ha messo di giorno e quindi non bisogna rispettarlo, ok? Prova a passare. L'avversario che mette la partita di giorno non va rispettato. Ivanovic si è lanciato in un'azione personale. Cos'è lì? Gli arriva la palla addosso tranquillamente. Riceve un pallone interessante. Ma secondo me sbaglia ora, eh. Vabbè, ragazzi, questo qui è in pericolo. Ora non mi sto concentrando più perché ormai sto vincendo 3-0, ma vabbè, ragazzi, non può sbagliare da lì. Non può, dai. Douglas Costa. Capisco che non ha un CR7, però dai, non puoi sbagliare da lì. Vidal. Costringe l'avversario. Vabbè, fallo su Vidal, dai, qui c'era il fallo, eh. C'era il fallenci, ora rallento un po' la presa, ragazzi, poi al secondo tempo magari Cristiano Ronaldo. Spingiamo un po', dai. Lam. Ma era calmo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Sì, vabbè. Vidal. Ce la possiamo. Profondità. No, aspetta. Tocco preciso.
Però ci prova il ragazzo, sta prendendo coraggio, ragazzi. I primi 45 minuti di gioco, tutti a prendere peccato. Sta prendendo coraggio, la cosa mi fa molto piacere, ma difesa in difficoltà visto il numero dei gol di questo primo tempo. Adesso tenterò però di fare un altro gol. Robben. Arriva nella tre quarti avversaria. Suarezito, ragazzi. Poteva essere il poker. Vabbè, il quarto gol. Ronaldo CR, ma come la tiri lì? Come la tiri? Salgono con molti più uomini, mi dice, il combine secondo tempo. Sanno che è un momento decisivo della partita. E ora inizia ad incazzarsi, inizia ad incazzarsi. Ha anche le sue ragioni, ha anche le sue ragioni, ma e c'è un fallo qui. Fai falli, mi avvicino piano piano, ragazzi, e gli faccio il gol. Dai, dammi sto pallone, dai, per cortesia. Griezmann cerca ancora una palla profonda sulla fascia, è libero, attenzione, buona, in gioco. Ronaldo che torna in difesa, ragazzi. Grande spinta del difensore. Sapevo che lo prendevi il gol. Ho visto già come si era messa la situation. Sono ancora vivi. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. No! Milan accolcia lo svantaggio. Che adesso è di Ma due. Allora, i rimpalli perfetti, vabbè. Allora, dai, andiamo a fare un altro gol qui perché si sta intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero. Non vorrei veramente rischiare che qui il server o qualcosa, il momentum si attivi. E non per merito suo, ma vado a pareggiare o perdere la partita, va. Ma no, Robben, ma no. Dopo aver perso palla in maniera incredibile. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Sì, vabbè, però a sbagliare da lì Robben, vabbè. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Sicuro qui il portiere nell'intervento. Li faccio i cambi, ragazzi, li faccio perché l'intervento è stato provvidenziale. Non posso rischiare di perdere la partita, ecco, perché qui sapete che il momentum. No, vabbè, dai, anche Schweinsteiger che tira fuori. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa. Vediamo un po' i giocatori come sono messi. Non concedere così tanto agli avversari. Vai, ragazzi, mandiamoli al riposo, dai. Vai così, dai. Dentro Neymar, Messi, Ibra. Il resto della banda hanno fatto la loro partita alla grande. Ora li mando a riposo, così sono carichi per la prossima. Li salta come Pirilli. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Tiro. Vedete, ragazzi, il momentum esiste, perché dai, non si può subire due gol da uno così, ragazzi, non si può. Ovviamente il distacco, cioè, non è con vabbè, dai, non dico nulla. Se ce la faranno. Occhio, può andare. Ecco qua, grande Ibra. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Capito, ragazzi, perché dico che a volte il server decide cosa fare. È stato bravissimo a mantenere, perché la freddezza fino all'ultimo. E dai, questo qui è l'antipest, ragazzi, dai, non mi fate offendere l'avversario, però se lo va cercando. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Ha fatto due tiri, ha fatto due gol, non sa neanche lui come sono entrati. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio. A Messi. Il Milan ha sprecato una grande occasione. Messi. Grande così per Neymar. Questo pallone lungo. Se lì tirava Ibra, lo sfondava in porta, ragazzi. Cerca spazio. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario.
Io inizio a aver paura di PES 2015, ragazzi, quello che può succedere. È stato un brivido per la squadra. Cioè inizio, ormai lo so, non è che inizio ad aver paura, ho paura, ma ho veramente paura. Dei rimpalli a favore dell'avversario è quello che è. Griezmann. Situazione spinosa, ma cioè lo state vedendo anche voi, ragazzi, a me non va un rimpallo bene all'avversario. 50 rimpalli a favore, non so che dire. Martinez riceve un pallone interessante. Una cosa è certa, non posso né perdere né pareggiare con uno così. La soluzione in profondità. Schweinsteiger. Intanto Schweinsteiger lì, Douglas Costa. Intercetta grande Ramos che anticipa lì. Vabbè, ragazzi. Non ha dubbi, qui il rigore c'è. Ah, punizione? Vabbè. Da lì potrebbe anche trovare la porta. È dentro uguale, ragazzi. Prova la conclusione. È dentro uguale, non fa niente. Non fa niente. Davvero un gol bellissimo questo. Bellissimo. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente l'ho detto perfetto, che era dentro uguale. Che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. Si riparte con una differenza troppo lunga per Neymar, ma bel gesto tecnico. Non c'è fuori gioco, si va. Ottimo così, dai, ottimo così. Ottima partita, ragazzi, ottima partita. Guadagna metri. Vabbè, questo qui era l'anticalcio, ragazzi, non si poteva perdere con questo, Schweinsteiger. Bravo, bravo, fai falli, bravo, bravo. E manca poco al termine. Bravissimo, fai falli. Schweinsteiger. Che soggetti, ragazzi, soggetti smarriti, L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Hanno dominato la partita. Non lo blocco, ragazzi, solo perché comunque e trovando anche spesso è rimasto in partita fino alla fine, e va bene, non ha fatto magheggi con la connessione, va bene così. Ma che punizione che ho fatto lì, Vai, ragazzi, un altro gameplay di PES si conclude qui, si va ad 8 punti, ragazzi, 8 punti, almeno siamo vicini per rimanere in divisione 6, no? Ad arrivare a 13. Rinnoviamo il contratto a Sergio Ramos, che va rinnovato, va rinnovato. Ok, vai così. Si rinnova il grande Ramos, ragazzi, vediamo un po' come sono messi a stamina i giocatori. Vabbè. Allora, ragazzi, il vostro Diablotex vi saluta qui. Ci sentiremo con i prossimi gameplay. Ciao a tutti, ragazzacci.